Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, onnipotente ed eterno, che nel tuo disegno di amore hai ispirato alla Beata Vergine Maria, che portava in grembo il tuo figlio, di visitare Santa Elisabetta, concedi a noi di essere docili all'azione del tuo Spirito per seminare dovunque l'annuncio della buona novella che è Gesù, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo insieme. O Maria, dal cuore giovane, insegnami il tuo sì. Vorrei correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il mio passo. Vorrei cantare la melodia della gioia, ma conosco soltanto pochissime note. Guidami, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria, dal cuore giovane, aiutami a riconoscere l'ora della mia annunciazione per dire il mio sì insieme a te. Stammi vicino per ripetere oggi con te: eccomi, Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Prega per noi, o Maria, affinché la nostra vita sia sempre e soltanto un sì, umile, sereno, fedele. Amen. Signore pietà, Signore pietà,
Per intercessione di Maria abbiamo invocato dal Signore abbondanti frutti spirituali per l'anno della fede che sta tanto a cuore a Vostra Santità. Abbiamo pregato anche per l'incontro delle famiglie a Milano, dove Vostra Santità le raggiungerà domani. Noi l'accompagniamo con la nostra preghiera, come segno di filiale affetto e come segno di sincera partecipazione alle ansie pastorali del suo cuore. Ora attendiamo il dono della sua parola e l'apostolica benedizione. Cari fratelli e sorelle, Eminenza, grazie per le sue belle parole che venivano dal cuore e grazie per le vostre preghiere. Sono sempre molto lieto di partecipare a questa veglia mariana in Vaticano. Un momento che anche con la presenza di tante persone ha sempre un carattere intimo e familiare. Il mese che la devozione dei fedeli dedica in modo tutto particolare al culto della Madre di Dio, si chiude con la festa liturgica ricorda il secondo mistero gaudioso, la visita di Maria alla parente Elisabetta. Questo evento è caratterizzato dalla gioia espressa dalle parole con le quali la Vergine Santa glorifica l'Onnipotente per le grandi cose che Egli ha compiuto, guardando all'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Il Magnificat è il canto di lode che sale dall'umanità redenta, dalla divina misericordia, sale da tutto il popolo di Dio. In pari tempo è l'inno che denuncia l'illusione di coloro che si credono signori della storia e arbitri del loro destino. Al contrario, Maria ha posto Dio al centro della propria vita, si è abbandonata fiduciosa alla sua volontà, in atteggiamento di umile docilità al suo disegno di amore. A motivo di questa sua povertà di spirito e umiltà di cuore, è stata scelta per essere il tempio che porta in sé il Verbo, il Dio fatto uomo. Di lei, pertanto, è figura la figlia di Sion che il profeta Sofonia invita a rallegrarsi, ad esultare di gioia. Cari amici, questa sera vogliamo volgere il nostro sguardo a Maria con rinnovato affetto filiale. Tutti abbiamo sempre da imparare dalla nostra Madre Celeste. La sua fede ci invita a guardare al di là delle apparenze e a credere fermamente che le difficoltà quotidiane preparano una primavera che è già iniziata nel Signore risorto. Al cuore immacolato di Maria vogliamo attingere questa sera con rinnovata fiducia per lasciarci contagiare dalla sua gioia, che trova la sorgente più profonda nel Signore. La gioia, frutto dello Spirito Santo, è distintivo fondamentale del cristiano. Essa si fonda sulla speranza in Dio, trae forza dalla preghiera incessante, permette di affrontare con serenità le tribolazioni. San Paolo ci ricorda: siate lieti nella speranza, costante nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Queste parole dell'Apostolo sono come un eco al Magnificat di Maria e ci esortano a riprodurre in noi stessi, nella vita di tutti i giorni, i sentimenti di gioia nella fede propri del cantico mariano. Vorrei augurare a tutti e a ciascuno di voi, cari fratelli e sorelle,
venerati signori cardinali, vescovi, sacerdoti, persone consacrate e fedeli tutti, che questa letizia spirituale, travocata dal cuore ricolmo di gratitudine della Madre di Cristo e Madre nostra, sia alla fine di questo mese di maggio più consolidata nei nostri animi, nella nostra vita personale e familiare, in ogni ambiente, specialmente nella vita di questa famiglia che qui in Vaticano serve la Chiesa universale. Grazie a tutti voi. Maria, Madre del Sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce, il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di Lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria Immacolata, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il suo amore. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. EWTN special presentation. We now return to our regularly scheduled programming.